till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Sarà la soluzione tattica proposta dalla Lube con il servizio di Anzani, che cerca Slepki. Attacca Weber, murato da Simon, la copre però Vitelli, e allora Simon sbaglia l'appoggio, copre Gabi, non chiude Weber, si va da Lepki, tenuto da Zaitsev, De Cecco a caccia della palla, vuole Zaitsev, pallonetto contro Lepki, si lotta ancora Lepki, le mani del muro della Lube, Simon De Cecco vuole Zaitsev, la palla è bassa, lo mura Vitelli, copre ancora Gabi. Non si capiscono i giocatori di Padova. E allora De Cecco vuole ancora l'attacco di Zaitsev, murato Zaitsev, Jant, terzo attacco per Ivan Zaitsev, che viene tenuto ma poi va a terra la palla di Ivan Zaitsev, che alla fine in qualche maniera porta a casa il punto. Tira il fiato lo Zar. 3 attacchi per Ivan Zaitsev, alla fine sfonda, e nonostante il tentativo di Zimmermann va a Vitelli su Balazo, deve spostarsi De Cecco, palla alta per Zaitsev, difende Lepki dopo il tocco di Boccolo e poi non la può chiudere Weber, copre De Cecco, lo Zar in qualche maniera. A segno Ivan Zaitsev, 21-18 Ivan Zaitsev a segno. Sfonda contro Linus Weber mentre alza il muro sul servizio di Zaitsev, la fucina Lube Civitanova. De Cecco in panchina, Enrico Diamantini a muro. Grazie. 21-18, De Cecco in panchina, Zar sarà incaricato ad effettuare l'eventuale alzata, ma non c'è bisogno perché Diamantini va a murare Weber. Muro di Enrico Diamantini su Weber. Time out per Enrico Cuttini. Per Lube questo è il secondo servizio vincente, il primo lo aveva realizzato Gabi con l'aiuto del net, mentre c'è un cambio nella fine di Padova, esce Eric Lepki ed entra Rana Takashi, il giapponese, segnato in ricezione al posto di Lepki. Un obiettivo da Jacopo Cuttini, vediamo il Zaitsev fa servizio, rete, 23-19. Cambio Padova ad alzare il muro al posto di Zimmermann, entra Andrea Schiro, mentre nella Lube De Cecco va a riprendersi la regia della squadra, esce Ivan Zaitsev ed è giro di ricezione, entra Andrea Marchisio, tutto sul servizio dell'inquadrato Linus Weber, 23-19 Lucine Lube Civitanova. Lascia Balazo, la palla è out, set ball Lube, ma c'è l'ingresso in campo anche di Zoppellari al posto di Linus Weber, perché naturalmente chiude il doppio cambio Padova, rimane in campo Andrea Schiro, Robert Landi Simon su Bottolo, Takashi, Bottolo si improvvisa attaccato da seconda linea, palla che viene difesa malissimo da Simon, ancora Bottolo, questa volta chiude il colpo e va a segno, andato il primo set ball, a segno Mattia Bottolo,
rientra in prima linea Lepchi al posto di Takashi. Mattia Bottolo al servizio, secondo set ball Cucine Lube Civitanova, 24-20. In rete si chiude il primo set, avvio nel salto Marco Vitelli da 5, Jan del dubbio la tiene, De Cecco in qualche maniera per Zaitsev in mezzo a Volpato, passa lo Zar, a segno da dalla dietro, da zona 5, da un attacco impossibile di Mazzanza sulla domestica, quella palla la mette giù. Sono sempre 4 i punti conquistati, anzi scusate, sono 3 addirittura i punti conquistati da Padova su 12, il resto sono battute sbagliate o errori della Lube. A segno Zani. Diciamo che Lube sta facendo un po' di tutto in questo terzo set, al di là degli errori dei 9 metri, anche la questione di Jan che va fuori equilibrio. Come nel primo set, Padova opera il doppio cambio, Soppellari nel giro dietro al posto di Beba, prima linea con Andrea Schiro sul servizio di Mattia Bottolo, 20-16 in cucina Lube Civitanova. Bottolo la piazza su Zaitsev, De Cecco da 4, Zaitsev mani e out. Lube, tutto il servizio conquistato dai Zaitsev, che riceve e attacca. Cambio nella Lube, prima linea arriva Enrico Diamantini al posto di Luciano, come nel primo set. 21-16, servizio di Ivan Zaitsev. Piazza su Costardo, Soppellari, Hyper sul Bottolo, la palla è out. Quindi che spiccia palla in da Puttino. E allora andiamo alle immagini. Soppellari che attacca in pipe con Bottolo, attacco in estra rotazione, ma c'è lo schiacciamento della palla che ci dirà se la palla di Bottolo è dentro. Palla out, sale a quota 22 in Lube Civitanova. Secondo time out richiesto. Da 22-16, vantaggio fa servizio, la piazza su Bottolo che sbaglia la ricezione, a segno Marlon Piant. Zaitsev ci dovrebbe essere anche il palleggiatore della Lube se la palla dovesse essere rigiocata dai cucinieri, perché si è fuori Luciano De Cecco in prima linea, Simone Diamantini, Marlon Jan. Zaitsev a forzare sul Bottolo, Soppellari in pressione, Lube forza, prova l'andettino. 17° punto, Padova. Prima Zaitsev, ora Simone rimanere incastrati sulla rete. Eccolo là il cambio, Lube rientra Luciano De Cecco per Enrico Diamantini, esce lo Zar. Andrea Marchisio in ricezione. Inizio di Andrea Canella. Marchisio è balato in ricezione, Canella spara in rete. Se bollo di te. Grazie, 24.